Ciao a tutti, eccomi qui con un nuovo video. Questo video è dove vi presento la mia collezione di Yankee Candle. Allora, ci ho messo un po', diciamo, a organizzare questo video, anche se era un po' che lo volevo fare, perché purtroppo sono, tra virgolette, un po' egoista, nel senso che appena compro una candela Yankee Candle io me l'accendo, non ce la faccio aspettare, vabbè. Adesso ne ho accumulata qualcuna e quindi finalmente posso farvi un video un po' decente, insomma, con qualche candela in più. Allora, io vi mostrerei prima, diciamo, dalle più piccole man mano salendo. Dunque, allora, al momento ho due tartan, che sono queste, ovvero quella al cinnamon stick, non si nota che io adoro la cannella, no assolutamente, e poi la berry trifle, oddio, perdonatemi, lo sapete che io l'inglese non lo conosco, e quindi, allora, queste due, e sono chiaramente fantastiche, tutti conosciamo le tartole, wow, cioè le ho usate tipo per 10 anni, infatti in questo momento ne ho una sciolta dentro il cosino, diciamo, delle candele, e ce l'ho lì tipo già da un paio di settimane, non finisce mai, insomma, ecco. E queste qui, se non sbaglio, costano sui 2 euro, può essere 2,50, qualcosa del genere. Poi io spesso compro quelle in questo formato, che costano 2,50, queste sono sicura, e sono quelle, diciamo così, piccoline. Questa qua è Gingerbread Maple, è fantastica, ragazzi, cioè io, boh, non so, sono le uniche candele che veramente, è vero che costano, ma è vero che vi durano, è vero che profumano soprattutto, perché, cioè, se prendete le altre che costano poco, insomma, ci fate poco, ecco. A parte un paio di candele che vi farò vedere dopo, che sono rimasta veramente scioccata, perché le pago pochissimo e sono quasi identiche come qualità, ma ve le faccio vedere per ultime. Poi sempre di queste qui da 2,50 ho questa, che è il Soft Blanchette, sì, boh, con sul sacchiottino, è buonissima e freschissima. Poi ho questa, che è il Vanilla Cupcake, quello forse uno dei più classici, questo come gusto, ma sempre buono. Poi ho questa qui, che è il White Garden, che mi piace moltissimo, anche questo, lo trovo molto fresco, molto, molto floreale, chiaramente essendo gardenia, ma veramente buono. Dopo vi faccio vedere quella che mi ha regalato invece mia sorella, quella più piccola, a Natale, che io le avevo già viste per la macchina e volevo tanto prenderle e alla fine me le ha regalate lei, ovvero queste qui appunto da attaccare in macchina. Questa qua è quella alla ciliegia, Black Cherry, ed è qualcosa di wow, infatti domani la metto subito in macchina, aspettavo di fare il video per poterla attaccare. Queste qua appunto sono di una linea nuova, ci sono anche altri formati, mi sembra più piccoli, beh, comunque questo qua è fantastico, se non sbaglio queste costano sui 6 euro, se non sbaglio. E poi l'ultima chicca me l'ha regalata mia mamma, è matta, e mi ha preso questa, ovvero quella del formato grande, 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 grande. Queste qui è il... Oddio, non c'è neanche scritto il peso. Non c'è su. Ah, ok, guardate qua. 411 grammi, che sono... credo che siano le più grandi queste, non vorrei... Forse c'è ancora un altro formato ancora un po' più grande. Sì, mi sembra che ce n'è uno ancora un po' più grande. Magari fatemi sapere chi è più esperta di me di Yankee Candle. Comunque è l'Angel's Wings, che dovrebbe essere quella che hanno fatto per questo inverno, per questo Natale, però vabbè. Ok, comunque questa... questa qua tipo mi durerà 3 anni. Però vabbè, super contenta quando l'ho vista, cioè ho fatto i salti di gioia. Se non sbaglio queste costano intorno ai 20 euro, sono piuttosto care, però guardate, cioè, c'è tanto di quel prodotto che vi dura davvero tantissimo. E quindi queste erano tutte le Yankee Candle che ho in questo momento. Poi volevo farvi vedere appunto alcune candele che non sono Yankee, ma che compro al negozio Tutto Due Franchi, che c'è a Lugano. Quindi le trovo appunto a 2 franchi in Svizzera, non so in Italia dove potreste trovarle. Allora, sono il formato che è un po' più grande rispetto a questi, ovvero queste qui. E appunto, come vi dicevo, sono assolutamente favolose, perché sia per qualità, sia per durata, sia per profumazione e quant'altro, sono davvero davvero simili alle Yankee Candle. Cosa veramente incredibile, perché queste costano 2 franchi e sono veramente fantastiche, cioè ve lo dico, se riuscite a trovarle, magari, io non lo so se questa marca qui magari nei negozi è tutto 1 euro, però se le trovate prendetele, ragazze, perché sono buonissime, quasi quanto le Yankee Candle. Comunque io ho la cinnamon, tanto per cambiare, e poi ho la
Eccola qua. E questa è spezie arancia, che è buonissima anche questa, fantastica. E poi mi stavo quasi per dimenticare, ragazzi, a proposito di Yankee Candle, ne ho ancora una e me la stavo perdendo, ovvero questa che me l'ha regalata sempre mia sorella piccolina per questo Natale, che è la Cranberry Ice, che è anche questa, vabbè, che dire, non buona, a livello successivo come al solito. E adesso ho veramente terminato tutte le mie candeline. Io spero che il video vi sia piaciuto, era un video così carino, simpatico, per poter passare un po' il tempo, quindi spero che vi abbia tenuto compagnia. Se avete, come al solito, qualche richiesta, qualche domanda, qualsiasi cosa, scrivetemi qui sotto. Come al solito saluto sempre le amiche di mia sorella che mi seguono costantemente e le ringrazio, e se non sbaglio sono Giorgia, Marianna e Angelica, credo, non ne sono sicura, comunque dovrebbero essere loro tre. Mando un bacione a tutte le altre e ci vediamo presto con un altro video. Ciao ciao!